Ciao a tutti! Oggi sono qui e vorrei parlarvi un po' dei miei prodotti finiti. È un tipo di post che faccio anche spessissimo sul mio blog. Ho deciso anche di fare un video e magari mostrarvi anche qualche campioncino che ho finito e che ne ho raccolti davvero tanto da aprile quando sono andata al Cosmoprof. Allora, iniziamo. Sono più che altro prodotti per capelli, corpo, di trucco, ho finito solo un prodotto. Allora, iniziamo da un semplice bagno schiuma. Un bagno schiuma Pino Silvestro all'olio d'argan. E devo dire che mi ha molto soddisfatto, sia perché per l'odore era buonissimo, e poi essendo all'olio d'argan era davvero davvero nutriente e lasciava la pelle morbidissima. Tra l'altro è un formato da 750 ml e si trova in commercio circa, me lo segnalo tutti i prezzi, a circa 2 euro. Quindi ottimo, davvero lo consiglio. Una profumazione davvero buona e che permane molto sulla pelle. Questa è una cosa che a me piace moltissimo nel bagno schiuma. A differenza di un bagno schiuma che ho finito Acquolina, che mi era stato regalato, ha lo zucchero a velo. Profumo dolcissimo, tanto dolce. Non è adatto a chi non ama i profumi eccessivamente dolci. Però la cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è che dopo la doccia il profumo spariva completamente. E quindi sta cosa mi ha un po'. Boh, non lo ricomprerei, sinceramente. Non so neanche quanto viene perché ho detto non me l'hanno regalato, non lo so. Però non mi ha soddisfatto particolarmente. Passiamo invece ai capelli. Ah, premessa. Per chi mi segue sul blog sa che adoro gli ultra dolce. Tipo, in una grande offerta che avevo trovato tutti gli ultra dolce a 1,39 euro circa. Ne ho presi tipo 10. Tutte profumazioni diverse, tutti i tipi diversi, perché ero curiosa di provare vari tipi e dire ok, questo è il mio shampoo preferito. Per ora devo dire che sono rimasta molto soddisfatta quasi da tutti. Ho provato quello olio di cocco e cacao, se non sbaglio, tesori di miele che è nutriente da morire, quello alla lavanda che per ora è in assoluto il mio preferito a livello proprio di profumazione, lascia i capelli morbidissimi. E poi ho provato lui, che non mi ha proprio piaciuto. È alla mandorla dolce e fiori di loto. Allora, innanzitutto rispetto agli altri shampoo, dovevo mettere una quantità molto molto maggiore di prodotto per il lavaggio. Mi lasciava i capelli secchi e crespi. Ah, dovete sapere che ho capelli tinti, ricci, tendenti al crespo. Quindi se già un prodotto mi li tende a seccare, increspare di più, per me alla fine. E quindi tipo giù di chili di maschere, balsamo poi. Quindi no, non mi è proprio piaciuto. Peccato. Comunque questo, ecco, in offerta lo trovate su 1,50 euro, 2 euro. Mi dispiace bocciarlo. Altro prodotto capelli è il Testa Nera Gliss High Repair e con cheratina liquida. Allora, primo cavo di Testa Nera, che per un periodo limitato di tempo mi erano anche piaciuti. Poi non so se è il capello che si è abituato, non lo so. Sta di fatto che me li seccava da morire, increspava anche questo, e quindi l'ha finito mia madre. E è ottimo solamente perché comunque dà maggiore luminosità ai capelli colorati, e questo glielo riconosco effettivamente. Però il fatto che poi devo stare 3 ore con maschere, balsami, spray, varie cose, da lisciare i capelli a renderli morbidi, non mi piace proprio. Quindi io lo boccio personalmente. Magari per chi ha i capelli lisci di suo e tinti lo consiglio, anche se l'inci qui è davvero pessimo rispetto magari agli ultra dolce. E questo viene intorno ai 2,50 euro. Invece, ho finito il mio amato detergente viso, l'ho spremuto fino all'ultima goccia, ed è il gel detergente rinfrescante della Vivi Verde Coop. Allora, viene pochissimo, viene circa 3 euro. È un gel che non fa assolutamente quasi per nulla schiuma, freschissimo, leggerissimo, io l'ho amato, semplicemente. L'ho usato sia con il panno in microfibra, e sì, ultimamente ho comprato il face cleansing di Limetech. Ed è veramente comodo perché comunque anche con, che è un simil Clarisonic,
Se con quello, cioè, si utilizza un detergente che fa schiuma, quello lì col fatto che poi vai lì a continuare a massaggiarlo, crea ancora più schiuma e quindi è un bordello. Questo lo dico perché l'ho provato con un detergente in mousse e no. E penso di ricomprarlo, anche se adesso ho comprato due nuovi detergenti. Anzi, uno me l'hanno regalato al Cosmoprof, che è della Lavera, è appunto un detergente in mousse, che è ottimo per lo struccaggio. Ma ecco, tipo per simil Clarisonic non va bene e soprattutto a me dà fastidio l'odore perché non mi piace proprio. E invece ho preso un altro detergente, magari ve ne parlerò anche meglio in un altro video, e, di una linea che se non sbaglio si chiama Gently, che si trova al Todis. L'ho pagato 2 euro, se non sbaglio è 500 ml, una cosa del genere, quindi è enorme. Ed è un detergente buonissimo, delicatissimo, fresco, con un inci ottimo e ve lo consiglio, anche se tra i due io continuo a preferire questo. Poi, poi, poi. Unica cosa di make-up finita è questo correttore di Bottega Verde, la scritta è completamente sparita, che è il correttore, me l'ero scritto, stilo illuminante, che è quello con la pennina. Che giri, che mo non gira più perché è bello che è finito, e esce il prodotto. Devo dire che non è un correttore ad altissima coprenza, specialmente per me che ho occhiaie strong, però è molto illuminante. E quindi magari di solito io l'ho usato più che altro quando o non avevo occhiaie particolarmente evidenti o picchiettato sopra un altro correttore perché comunque andava a illuminare la zona. Mi è piaciuto abbastanza, viene a prezzo pieno 12,99 euro, che non li spenderei assolutamente per questo. Io l'avevo preso in sconto, se non sbaglio, a circa 5-6 euro, e già, è fattibile. L'inci è pessimo, ovviamente, però per chi magari non bada a queste cose e ha occhiaie non troppo evidenti è un buon correttore. Ora passiamo a una serie di campioncini. Ecco, di solito io sul blog faccio dei post settimanali con i campioncini, però oggi, visto che ero qui, ve li mostro. Allora, il campioncino che avevo ricevuto ed ero curiosissima di provare era questo della crema gianduiosa di neve. Ora, io ho letto un sacco di recensioni negative e mi sono detta, ma può far così schifo una crema corpo? Sì, decisamente sì. Ah, è idratante, è nutriente, ma ha un profumo talmente neanche di cioccolato, di gianduia. È un profumo dolce ma stucchevole. Cioè, io che ho buttato mezzo campioncino, è un evento mondiale perché non succede mai. E quindi non la comprerei mai. Tra l'altro, a prezzo pieno, cioè il formato normale viene. Dove sei? 12,50 euro. Che fosse una buona crema potrebbe anche fare, ma non so. Anzi, fatemi sapere se voi l'avete provata, se vi è piaciuta, se è un problema mio. Altra delusione è stata per lo shampoo delicato della Bio Officina Toscana, perché ne ho sentito parlare benissimo, quindi l'ho provata a pieno di aspettative, ma intanto tutto questo campioncino non mi è bastato per un lavaggio e mi ha lasciato i capelli secchi, tutti pieni di nodi, cioè ho dovuto mettere pure qua chili di balsamo, creme. Non lo so, non so se non è adatto magari questo tipo di shampoo ai miei capelli, non so, fatemi sapere anche voi, insomma. E questo a prezzo pieno viene 8,80 euro, cioè il formato grande. Invece la rivelazione dell'anno, secondo me, è stata questa crema dell'Alchimilla 90-60-90, che è una crema termoattiva. Ora, io ho provato parecchie creme anticellulite. Ormai ogni estate ne provo un sacco, tipo al momento ne sto utilizzando una pupa, che non è per nulla male, però non ho mai provato una crema termoattiva. E quando l'ho provata sono rimasta tipo wow. Tra l'altro l'ho utilizzata dopo aver fatto anche i fanghi, quindi sarà anche stato la combo insieme, ma ho notato la pelle visibilmente liscia, levigata, morbida e fate conto che per un'oretta dopo applicata cominciano tipo a comparire tutti i rossori. E a pizzicare leggermente, che però già la seconda applicazione questo pizzicore va comunque scemando, E niente, una crema secondo me fantastica. Viene un po' perché viene 22 euro, però
Però è anche vero che trovare una crema con un buon inci anticellulite è una cosa tipo quasi impossibile. O se la si trova comunque si paga. E quindi questa secondo me potrebbe essere un buon acquisto. Non è secondo me consigliabile a chi ha problemi di capillari, vene, perché comunque è una crema termoattiva. E pelli sensibili, io dico di sì, perché sinceramente io ho la pelle sensibile, a parte il rossore momentaneo non mi ha dato assolutamente fastidio. Poi, tre prodotti erbolario. Ah, io adoro l'erbolario, anche se a mio avviso su certe cose a prezzi un po' troppo alti. Allora, la prima crema che ho provato è una crema da giorno, al tè verde, che mi è piaciuta un sacco, perché ha proprio odori orientali, questo profumo un po' orientale, e si assorbiva in fretta, una texture molto leggera, era anche ottima come base trucco. E questa è una crema davvero idratante, considererei anche l'acquisto, insomma. E ha, il formato viene 21 euro, che anzi, insomma. Mentre, io non so se questa magari è una linea più specifica dell'erbolario, non lo so sinceramente, però ho due campioncini sempre di questa linea che si chiama risposta a giorno. Anzi, una è risposta a giorno, una è risposta a dettagli. Risposta a giorno è una crema riequilibrante per il viso, con un buon inci, leggerissima, si assorbiva anche questa molto in fretta, no? E molto nutriente. Io non l'ho usata da giorno sinceramente, l'ho messa la sera prima di andare a letto, e la mattina ho la pelle morbidissima, levigata, bella, però prezzo 33 euro, quindi non so. Mentre per quanto riguarda risposta a dettagli, è una crema per il contorno occhi e labbra. Io in un altro ho provato tempo fa, vi lascio magari il post nell'info box, e un altro campioncino erbolario per contorno occhi. Fate conto, è una bustina abbastanza grande, comunque il contorno occhi serve una quantità minima, e sono riuscita a sfruttarlo per circa una settimana e sono rimasta molto soddisfatta, perché io non ho mai usato contorno occhi e invece effettivamente devo dire che in una settimana ho notato no proprio cambiamenti né miracoli, però un leggero miglioramento, sì, sia dal punto di vista delle occhiaie che erano meno marcate, e anche appunto dal punto di vista di idratazione, che comunque è una zona un po' più secca, anche se io non ce l'ho proprio eccessivamente secca. E quindi ero rimasta molto soddisfatta di quel contorno occhi, anche quello erbolario. Questo non mi è piaciuto per nulla, perché tra l'altro aveva una consistenza parecchio gelatinosa, che non andava ad assorbirsi subito, a me già quando è così non è il tipo di crema per me. E poi non ho, cioè, l'ho usato anche questo una settimana, zero cioè, miglioramenti, niente, proprio messa non messa, per me era uguale. E tra l'altro questa viene la bellezza di 31 euro, quindi non lo so, io non la comprerei sinceramente. Niente, ho finito tutti quanti i prodotti, e fatemi sapere voi cosa avete provato di queste cose. E niente, al prossimo video. Ciao!